stato di residenti in cambio del reclutamento. Questo è quanto il governo israeliano starebbe offrendo ai richiedenti asilo dei paesi africani, che sarebbero oltre 30.000 nel paese. A rivelarlo è un'esclusiva del quotidiano Haaretz, che citando fonti militari ha sottolineato come lo schieramento di richiedenti asilo non sia una novità per Tel Aviv. La possibilità era stata sondata dal Ministero della Difesa israeliano già dopo l'attacco del 7 ottobre, quando la morte di 3 richiedenti asilo aveva suscitato la reazione di persone nella medesima condizione, che avevano manifestato la propria disponibilità a combattere a Gaza. Dopo aver affrontato la crescente pressione da parte del governo Netanyahu, soprattutto delle fazioni più critiche nei confronti dell'immigrazione, i richiedenti asilo potrebbero ora godere di un iter accelerato, mettendosi a disposizione per operazioni ad alto rischio di morte. Le fonti riportano che questo tipo di operazioni, che l'Occidente normalmente bolla come pratiche coercitive di governi autocratici, sono normali in Israele e sono condotte in modo organizzato con la guida dei consulenti legali dell'establishment della difesa. Il problema era già emerso con i cittadini sudafricani presenti in Israele che si sarebbero arruolati nell'IDF. Nei mesi scorsi il governo di Pretoria si era espresso categoricamente: tale azione può potenzialmente contribuire alla violazione del diritto internazionale, rendendoli così soggetti a procedimenti giudiziari in Sudafrica, aveva dichiarato il ministro degli esteri Nadeli Pandor. Secondo Haaretz, il governo Netanyahu starebbe anche valutando una sorta di ius scholae, esplorando la possibilità di reclutare i figli dei richiedenti asilo che sono stati educati nelle scuole israeliane. Nell'epoca contraddittoria dove la guerra è spacciata come pace, partecipare ad un genocidio potrebbe sicuramente rendere cittadini ad honorem.